Ciao a tutti, sono Angela, lo sport manager di Via Vico. Oggi ci alleniamo insieme e faremo 30 minuti di un allenamento total body sfruttando le cosiddette pattine. Per l'allenamento domestico abbiamo recuperato due pezze o è possibile utilizzare anche dei piattini di plastica. Questo allenamento sfrutta l'effetto allenante della scivolata, quindi i muscoli sono coinvolti anche a mantenere l'equilibrio e si sviluppa anche la coordinazione. E lavoreremo per tutto il corpo, quindi faremo degli esercizi per le gambe, i glutei, per gli addominali e anche per la parte upper, quindi per la parte superiore. Non ci serve nient'altro se non appunto due piccole pezze ripiegate in questo modo che utilizzeremo sotto i piedi e anche sotto le mani e un tappetino. Siamo pronti? Mettiamo un po' di musica. Ci mettiamo in piedi e ci prepariamo per il riscaldamento. Faremo un riscaldamento che ci permette di scaldare bene tutto il corpo, quindi iniziamo con una corsa sul posto. Ok, da qua, talloni ai glutei. Usa sempre le braccia. Comincio a far salire un po' il cuore, quindi sale la frequenza cardiaca. Gradualmente porto le ginocchia su. Bene, da qua, guarda, un passo laterale diventa un jumping jack. Ginocchia bene fuori. Bene, in appoggio alla pianta del piede. 3, 2, 1 e stop. Apro e chiudo. Molto bene, out e in. Bene, ancora. Ancora qualche secondo, vado in squat e torno su. Dietro i glutei, giù, su. Ancora. Mantieni ancora questo movimento. Se vuoi, aggiungi un piccolo saltino. Giù, salto, ammortizzo. Oppure sollevi i talloni e scendi. Benissimo, ancora. 3, 2, 1 e stop. Ok, marcia. Inspiro, fuori l'aria. Ancora su, fuori, l'ultimo. Ok, ruota le spalle in alto, indietro in basso. Ancora uno, al contrario. L'ultimo e stop. Perfetto, tengo da parte il tappetino. Ho le mie piccole pezze. Il primo esercizio che faremo sarà un esercizio per le gambe e i glutei. Quindi andremo in affondo, affondo dietro. Tenete sempre ben attivo l'addome. Aprite il petto e mantenete la schiena dritta. Con le pattine avremo proprio la sensazione di scivolare, quindi dovremo, per avere più stabilità e mantenere la postura corretta, attivare forte forte l'addome. Da questa posizione, talloni sotto le anche, un passo indietro. Te lo faccio vedere in questa prospettiva. Alterno destra e torno, sinistra e torno. Scendi bene e torna. Cerca la profondità del movimento. Quindi il ginocchio davanti si piega a 90 gradi, ma anche quello dietro, guarda, è un pugno da terra. Giù e torno su. Scivolo, sto e torno. Ancora. Insieme a me 4, indietro 3, 2, l'ultimo. Solo una gamba, guarda, si va indietro e torno. Mantengo la gamba d'appoggio piegata. Scendo e torno. Ancora giù, occhio alla schiena che rimane dritta. Quindi perpendicolare al pavimento. Aiutati con le braccia per contrastare la scivolata e mantenere l'equilibrio. Ultimi. Stop, si cambia gamba subito. Scendo e torno. Scendo
e torno. Molto bene. Nella risalita prendi col tallone contro il pavimento, giù e su. Sono 4, ancora 4, 3, 2, l'ultimo e stop. Perfetto, molto bene. Recupera qualche secondo, ti prepari ad andare giù. Ti faccio vedere. Andiamo in posizione di plank, quindi le mani sono sotto le spalle, le pattine, quindi le polpette, vanno ai piedi. Da questa posizione allunga bene la colonna, schiena dritta, ombelico risucchiato indietro e mani bloccate sotto le spalle. Quando sei pronto, stabilizza tutto il corpo, porta le ginocchia verso il petto, alternando destra e sinistra. Bene così, scivolo in avanti e stendo, piego e stendo. In questa posizione stai lavorando per l'addome, ma non solo. Sentirai attivi tutti i muscoli del corpo, in particolare mantieni i glutei stretti, che ti aiutano anche a tenere il bacino su. Ancora. Sentirai anche il carico sulle spalle. Premi con le mani contro il pavimento e mantieni le spalle forti. Forza, 4, 3, 2, 1, stop. Giù, un attimo di recupero. Allunga dietro. Ok, ti chiedo adesso la stessa posizione. Questa volta portiamo il ginocchio verso l'esterno. Guarda, mani sotto le spalle, da qua, fuori e torno, fuori e torno. Quindi il ginocchio va verso il polso. Ancora, insieme. Ricorda che il tuo bacino deve restare alto, quindi non cedere col bacino, continua, op, e torno. Forza, attiva l'addome, 8, 7, 6, la schiena è dritta, dritta, come se fosse un asse di legno. Forza, ultimissimi, 3, ultimi 2, 1, 2 e stop. Ok, recupera. Lentamente torniamo su. Manteniamo sempre le due pattine sotto i piedi. Andiamo a recuperare il movimento dell'affondo. Questa volta il nostro affondo diventa incrociato. Quindi iniziamo tutti con la gamba destra. Andiamo ad incrociare dietro, piegando il ginocchio ovviamente. Cambio. Op. E op. Io mi giro così tu mi vedi meglio. Andiamo, continuiamo ad alternare le gambe. Scendo e torno su, scivolo, premo dal tallone per tornare in posizione iniziale, occhio alla schiena, petto aperto, schiena dritta, ancora, continuo ad alternare le gambe, 4, torno. In questo allenamento non importa la velocità di esecuzione, ma ricerca una tecnica corretta e una profondità del movimento, quindi scendi bene. Ok, solo una gamba. Scendo e torno. Scendo e torno. La gamba davanti è piegata. Prova a mantenerla piegata anche in fase di risalita. Hop, giù. Hop, leggermente più veloce, 4. Quindi un po' più fluido, 3. 2, l'ultimo, 1, cambio gamba, dall'altro lato, ci sei? Si va, giù e torno su, senti come si attiva il gluteo della gamba davanti, torna, quando torni talloni sotto le anche, giù e torno, continua, ne sono 4, ancora 4, torna. 3, occhio al ginocchio davanti, non spingere,
fuori o in dentro il ginocchio, cerca di mantenerlo dritto davanti al video. 2, l'ultimo, 1 e stop. Bravissimi. Ok, recuperate qualche secondo. Adesso andiamo a terra. Se vuoi prendi il tappetino che ci servirà per appoggiare le ginocchia. La parte però ripiegalo se è lungo, perché la parte davanti deve restare libera in modo che tu possa scivolare sul pavimento. Quindi ti consiglio di tenerlo solo proprio per le ginocchia, ok? Ok, da qua questa volta usiamo le pattine sotto le mani. Quindi siamo in ginocchio e in questa fase abbiamo, proviamo alternando, destra che si stende avanti, sinistra, da questa posizione le mani sono più larghe delle spalle, vado in piegamento, spingo e torno. Proviamo, 1, 2, scendo, spingo, torno, torno. Proviamo insieme, giù, mi raccomando i gomiti. Quando scendi in piegamento i gomiti spingono indietro, il petto scende giù verso il pavimento, op, op, giù, su, la schiena è dritta e l'ombelico indietro, op, op. Ok, proviamo a fare una cosa adesso, spingo tutte e due insieme, scendo, salgo e torno, questo è più intenso. Puoi sempre fare singolo, singolo, piego, torno, singolo, singolo. Oppure scendo insieme, piego, salgo e torno singolo, ok? Scendo insieme, piego, salgo, torno, ancora uno. Scendo, piego, spingo. Benissimo, ok. Recupera. Adesso ti chiedo, sempre in questa posizione, di portare le mani sotto le spalle. Quindi andiamo a fare un piegamento stretto e in cui attiverai più i tricipiti. Da qua, recuperando sempre la postura di partenza, risucchiando l'ombelico e allungando la colonna, ti chiedo di piegare i gomiti, portandoli vicino ai fianchi, spingere su e poi allungare, torno e torno, piego, stendo, spingo, spingo, ci siamo ancora, giù, su, spingo, spingo, torno e torno, variante, piego, stendo, spingo insieme, torno singolo, piego, stendo, spingo insieme, torno singolo, bravissimi. Tornate con le mani sotto le spalle, spingi insieme, spingo, torno singolo, bene così, ne fate ancora altri due, ok? Quindi dobbiamo cercare di mantenere una serie da 8 ripetizioni, più o meno. Possiamo ripetere ogni esercizio in serie. Quindi per gli affondi, per i piegamenti, possiamo fare 8 recupero e poi altri 8 per 3 volte. Ok, ci siamo, vi ho dato un po' di margine per recuperare. Andiamo a vedere insieme un altro esercizio che si può fare con le pattine. Questa volta torniamo sulle gambe e andiamo schiena sul tappetino. Anche qua il tappetino ci serve per stare comodi sulla schiena, ma dobbiamo avere un margine avanti per scivolare. Le pattine tornano sotto le scarpe, sotto i piedi, da qua. Vi chiedo di srotolare la colonna sul tappetino, tirare su il bacino, siamo in ponte glutei, glutei stretti, ombelico in dentro, scapole dietro unite. Da qua, guarda, stendo e piego, stendo e piego. Il bacino rimane su, puoi appoggiare solo il tallone sulla pattina. Scivolo e torno.
Il bacino è mobile, quindi il ponte glutei si mantiene per tutta l'esecuzione dell'esercizio. Quindi stai attivando bene i glutei, ma anche gli addominali. L'esercizio in particolare ti serve per la parte posteriore della gamba, bicipite femorale. Andiamo. Bravissimi. Occhio. Andiamo solo destra. Destra. 7. 6. 5. Ancora. 4. Senti dietro la coscia che comincia a crearsi una tensione e un bruciore. E cambio. Stendo. Piego. Stendo. Piego. Forza. Ultimi 4. 4. 3. 2, 1, stop, resta là in tensione, guarda, puoi provare, sistema bene le mattine sotto le scarpe, puoi provare a stendere entrambe le gambe e tornare, è difficile, quindi proviamo a stendere insieme e tornare singolo, stendo, piego, piego, ok, stendo, piego, piego, insieme, stendo, piego, piego, ultimi, op, op, piego, piego, ancora due, attiva i glutei, non mollare, op, piego, piego e srotolo, bravissimi, lentamente ci portiamo da qua sul fianco, quindi restiamo qua in basso, sul pavimento, allunghiamo il tappetino, posizione di side plank. Allora, ci serve una sola pattina, il ginocchio sotto e piegato, il gomito è sotto la spalla, la gamba davanti, guarda, sollevo il fianco, stendo il braccio, occhio, la gamba davanti si piega e si stende, insieme si va, uno, stendo, due, stendo, tre, stendo, occhio Tengo bene bene l'addome, quindi il fianco sotto sollevato, ok, ancora, e i glutei dietro stretti, stai attivando ovviamente anche il gluteo della gamba che va in scivolamento, 4, 3, 2, l'ultimo, 1 e stop, ok. Andiamo dall'altra parte, facciamo la stessa identica cosa. Sul fianco, occhio, lasciati il margine per scivolare, che a volte il tappetino può essere un po' d'intralcio. Da qua, si va, piego e stendo. E stendo, piego e stendo. Occhio, sempre il fianco ben sollevato. Bravissimi. Giù e su, il gomito in linea con la spalla e su, forza, sono solo 4 ancora, 4, piego, 3, piego, 2, la punta del piede rivolta verso di me, 1 e stop, bene così, ok, recupera qualche secondo e andiamo a pancia sotto, ti faccio vedere anche questa variante che si può fare per gli addominali, ma in realtà andiamo a stabilizzare veramente il corpo usando tutti i muscoli, guarda, allora da qua mani sotto le spalle, gambe piegate, ginocchia sotto le anche, appoggio le punte dei piedi sulle pattine, da questa posizione stendo dietro e piego, una gamba alla volta, il tuo bacino non ruota, è stabile, il tuo addome è attivo, ok, forza ancora, andiamo singoli, le ginocchia tornano sotto le anche, adesso se vuoi provare un po' di intensità, prova a stendere e tornare, stendere, plank e tornare, se è troppo intenso stendi e torna singolo, stendi insieme
e torna singolo. Abbiamo visto che questa variante intermedia è valida per diversi esercizi, quindi stendo insieme e torno singolo. 4, 3, 2, l'ultimo, 1 e stop. Bene così, bravissimi. Recuperate. Ok. Adesso ti faccio vedere un'altra variante di affondo che puoi fare utilizzando questo sistema. Ok. Vieni su. Andiamo a lavorare prima con la gamba destra, ok? Quindi la gamba destra avanti con la pattina. Da questa posizione l'altra gamba si piega e la gamba scivola avanti. Ok, quando risali, mi raccomando, carica il peso sulla gamba d'appoggio e torna su. Scendi con la schiena dritta. Se è troppo intenso, scendi un pelino meno. Scendi, portale anche indietro. Quindi devi restare basso col bacino, in modo tale che il ginocchio non spinga avanti. Giù, indietro con le anche e torno. Forza. Dai, dai, dai. Gli ultimi due. Molto bene. L'ultimo. E ci siamo. Cambio gamba. Da qua facciamo esattamente la stessa cosa. Ruota il bacino, stabilizza la tua figura, poi scendi. Scendi scivolando in avanti. Attenzione, per evitare infortuni devi utilizzare bene l'addome. Ok. E tornare su. Altrimenti rischi di perdere l'equilibrio e scivolare troppo in avanti. Bene, indietro i glutei. Hop. E torna. Ancora 4, lento e controllato, 2, dai che ci siamo, 1 e torno, benissimo, ok. Da qua ancora un'altra variante di affondo, la pattina su una sola gamba, anche qua andiamo con la destra, la gamba sinistra rimane in appoggio, si piega, la punta del piede verso di me, i glutei indietro e torno. Occhio, fai carico sulla gamba sinistra, quindi sulla gamba d'appoggio e torna su. Schiena dritta, indietro i glutei, torna su. 4, spingi il pavimento e torna. 3, benissimo. Gli ultimi due, la fase ovviamente di risalita è quella dove vai proprio ad attivare bene il gluteo, quindi senti più la fatica. E torni. Dall'altro lato identico. Dai che sono 8. Piego la gamba d'appoggio, dai, che rimane stabile. Ok. E l'altra scivola. E torno. Scivolo. E torno. Occhio, non ti sbilanciare in avanti col busto. Come per gli squat, è identica la tecnica. Quindi scendi. E sali, scendi e sali, ultimissimi, 4, torno, 3, uno scivolamento laterale, 2 e torni, 1 e torni, bravissimo, ok, ci siamo, recupera qualche secondo. Molto bene. Ti faccio vedere ancora una cosa che possiamo fare insieme utilizzando queste piccole pezze per lo scivolamento. Allora, da qua andiamo sempre con la pancia sotto. Ti ricordi quella posizione dell'orso come prima, però proviamo a portare una pattina sulla mano destra e l'altra sul piede sinistro. Da qua stendo gamba e piede opposto. 2,
hop, 3, hop, 4, hop. Se è troppo intenso, appoggia il ginocchio. 6, 7, 8 e stop. Cambio dall'altro lato. Proviamo a sollevare il ginocchio. Quindi a stare con le ginocchia a un pugno da terra. Si va. Stendo e torno. 2 e torno. Il movimento è lento e controllato. Sono attivi anche i muscoli della schiena, eh? Forza, 4. Puoi sempre appoggiare il ginocchio. 2, 1 e stop. Bene così. Ok, ultimo esercizio. Torniamo sempre, manteniamo sempre il plank. E le pattine tutte e due sotto i piedi. Mani sotto le spalle. Ti chiederò da questa posizione di aprire una gamba tesa e poi l'altra. Iniziamo singoli. Allora, questo esercizio non è difficile, non è particolarmente intenso, ma richiede un controllo del corpo e soprattutto dell'addome per mantenere dritta la schiena, molto importante. Prova adesso insieme, questo più intenso. Quindi apro, chiudo, apro, chiudo, glutei stretti. Ti ricordi? Possiamo anche aprire e chiudere singoli, aprire insieme e chiudere singoli. Vediamo, insieme, singoli, resisti. So che senti anche le spalle, ma è normale. Dai che sei alla fine del tuo allenamento. Proviamo. Apro e chiudo insieme. Chiudi attivando i glutei. 2. 1. E stop. Bravi. Ok. Restate là. Se vuoi prendi il tappetino. Da questa posizione andiamo a sederci sui talloni. Allungo le braccia davanti a me. Come va? Abbiamo visto insieme un po' di esercizi e un po' di varianti che si possono fare utilizzando appunto le pattine, un po' casalinghe in questo caso. Ok, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Sono degli esercizi che non sono nuovi, perché li abbiamo visti in diversi allenamenti che abbiamo fatto anche insieme di Total Body, ma utilizzando lo scivolamento diamo un input nuovo ai nostri muscoli, quindi gli chiediamo di fare, diciamo, un upgrade, quindi un passettino in più, perché andiamo a creare, a destabilizzare una situazione che non è di equilibrio. Andiamo ancora? La vostra testa è giù, verso il tappetino. Io vi guardo. Ok, qua, benissimo. Da qua andiamo, saliamo col busto, portiamo la gamba avanti. Cerchiamo l'allineamento del tallone col ginocchio e scivoliamo dalle anche. Il petto è ben aperto, mano opposta al ginocchio, oltre il ginocchio, torsione. Facciamo un po' di stretching. Torno e cambio. Giù bene, affondo dall'anca. Mano opposta. Torsione. Ruoto, giù. Ok, lentamente mi riporto su. Dall'avampiede cammino con le mani. Appoggio.
i piedi, salgo un po' con le gambe, mani giù, stendo le gambe, resta giù. Dove arrivi va benissimo. Piega un po' le ginocchia, risucchia l'ombelico e srotola la colonna. Ruota le spalle. Un bel respiro. Ancora uno. L'ultimo. E grazie. Ci vediamo prossimamente sui nostri canali Facebook, YouTube e Instagram. E speriamo prima possibile sui nostri club. Alla prossima, ciao!